Buongiorno a tutti, grazie per esservi collegati. Oggi parleremo, come potete vedere dal titolo, in questo webinar dell'Access Portal. Quindi vedremo un attimino come funziona, quali sono le sue funzionalità, le potenzialità di questo servizio e poi vi mostrerò anche alcune novità molto interessanti. Ecco, vi ricordo che il webinar, come di consueto, verrà registrato e verrà caricato sul nostro canale YouTube WatchGuard Italia nel pomeriggio. Quindi a partire da questa sera potrete rivederlo e quindi rivedere tutti i passaggi che appunto vi mostrerò durante il webinar. Giusto una parentesi, all'interno del nostro canale WatchGuard Italia, quindi il nostro canale YouTube WatchGuard Italia, trovate a partire appunto dalla scorsa settimana tanti nuovi tutorial, sia in versione pillole, quindi durano veramente pochi minuti, sia in versione extended, specifici sulle nostre tecnologie, quindi come configurarli, come configurare le nostre tecnologie e gli step da seguire. Bene, direi di iniziare perché abbiamo tanta carne al fuoco. Allora, Access Portal. Allora, come forse non tutti sanno, l'Access Portal è un servizio che attualmente è incluso solo nella licenza Total Security, come vedete. Quindi, ovviamente io devo avere una licenza Total Security per poter attivare questo servizio. Ecco, è legato in sostanza alla licenza. Non posso ancora, diciamo, averlo, quindi non posso usufruire del servizio Access Portal avendo una Basic. Quali macchine supportano attualmente l'Access Portal? Innanzitutto tutte quelle piattaforme che hanno come processore Intel, quindi diciamo devono avere, è mandatorio avere un processore Intel, in questo caso x86, e devono avere appunto almeno 4 GB di RAM. E quindi attualmente le macchine che supportano il servizio sono le MX70, quindi M270, 370, passando per la 70 fino ad arrivare all'M4006 e l'M5006. Quindi, se nel caso noi avessimo un M300, un M200, non possiamo attivare il servizio, semplicemente perché ovviamente non abbiamo all'interno processori Intel. Ecco, ovviamente. Come funziona? Sostanzialmente, sono supportati tutti i browser, quindi tutti i browser che sono compliant con l'HTML5, vedremo poi perché. E bisogna aver abilitato l'SSL. Quindi i browser, ovviamente, io li ho riportati lì sulla destra, trovate tutti i browser di uso più comune, da Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera, ma anche, diciamo, browser minori che, diciamo, non sono conosciuti magari alla massa. Quindi basta che viene supportato l'HTML5 e l'SSL, possiamo ovviamente utilizzare l'Access Portal. E poi la web authentication, quindi quali servizi, sistemi di autenticazione possiamo utilizzare? Innanzitutto Active Directory, piuttosto che il Firefox DB, piuttosto che il Radius, ma il servizio è anche compliant con il SAML. Vedremo poi che cos'è. Ovviamente possiamo integrarlo con Outpoint di WatchGuard, quindi autenticazione multifattore, piuttosto che Okta, piuttosto che OneLogin, Shibboleth o chi più ne ha più ne metta. Ecco, diciamo, quindi sono supportati anche servizi esterni di multifactor authentication. Ovviamente si sposa alla perfezione con Outpoint, proprio perché appunto fa parte della stessa tecnologia, quindi è sviluppata in casa da WatchGuard. Ma qual è la grande novità? Ecco, volevo appunto in questa slide volevo tenerla per ultima la novità. La novità è che sono in uscita, usciranno tra circa una settimana, 10 giorni, i nuovi firewall T40 e T80, quindi due nuove piattaforme che supporteranno appunto l'Access Portal. Ecco, vedremo poi diciamo, in che modalità potrà essere erogato il servizio all'interno di questi nuovi tabletop che andranno ad affiancare i già conosciuti, i già noti, appunto T15, T35 e ovviamente T15, T35, T55 e T70. Ecco,
E qui io appunto apro una parentesi sui nuovi Firebox proprio perché appunto stanno per essere rilasciati. Un'altra novità è il T20. Il T20 io l'ho inserito, ma come potete vedere tra i vari servizi che potrei erogare non c'è l'Access Portal perché appunto il T20 è comunque una macchina entry level come il T15 e ovviamente non riesce a supportare questo servizio. Ho riportato i throughput in basso, come vedete. Dei servizi, diciamo, che possono essere erogati. E ecco, diciamo, qui l'informazione importante è che il T20 risulta essere da 3 a 4 volte più veloce del T15. Ecco, pensate, attivando un HTTPS proxy con l'IPS, abbiamo una velocità di 6 volte quella che attualmente, diciamo, c'è. Poi ovviamente passiamo per il T40. Ecco, il T40, come vedete da destra, l'ho cerchiato in verde, supporterà sia l'Intelligent Antivirus che l'Access Portal. Quindi potremo erogare il servizio Access Portal e avere appunto una sicurezza aggiuntiva grazie all'Intelligent Antivirus, avendo in casa un T40 o un T40W. Il W è, diciamo, sono le macchine che hanno il wireless integrato all'interno della macchina stessa, quindi dell'apparato fisico. Anche in questo caso abbiamo una velocità di 2 volte superiore rispetto al T35 e in un HTTPS con IPS attivo risulta essere 5 volte più performante diciamo, del vecchio T35. Detto vecchio, ma in realtà, come vi dicevo, continueranno ad esistere i T15, T35, 55 e 70. Anche in questo caso abbiamo il completo supporto per l'Access Portal e l'Intelligent Antivirus. E ovviamente arriviamo poi alla novità, una novità importante, il T80. Appunto, il T80 io l'ho definito un po' il fratello maggiore del T70. Anche in questo caso supporterà l'Intelligent Antivirus e supporterà l'Access Portal. Ecco, in questo caso. Diciamo qual è la novità? La novità è che potremo avere a bordo della macchina un modulo diciamo per collegare le fibre ottiche, quindi in questo caso un modulo che supporta fino all'SFP Plus. In questo caso poi è anche in roadmap la possibilità di aggiungere un modulo al posto diciamo dell'attacco SFP, quindi in fibra, per la connessione LTE, quindi la connessione attraverso una SIM 4G LTE. E quindi ovviamente sfruttarla per un multivan, per SD-WAN, piuttosto che una connettività quando ovviamente non abbiamo una connettività, diciamo, via onde radio o comunque, diciamo, cellulare, quando non abbiamo appunto una connettività cablata, ecco in questo caso magari una DSL. Riporto ovviamente per completezza di informazioni i throughput che erogherà appunto questa macchina. Ecco. Qui è un po' un overview, quindi 3 nuovi modelli, tabletop, come abbiamo detto, usciranno il 1º giugno 2020 e come vediamo appunto ho riportato un po' il riassunto di quello che vi ho fatto vedere. Quindi il T20 non supporterà né l'Intelligent Antivirus né l'Access Portal. Il T80 sarà completamente in metallo, quindi diciamo avrà uno chassis tutto in metallo. Ecco, giusto 2 informazioni di servizio, il T20 avrà un cavo di alimentazione universale, quindi potremo cambiare solo le prese in base al paese in cui lo andiamo ad installare, mentre per quanto riguarda il T40 e il T80 verranno venduti con degli SKU regionali. Questo diciamo, è per limitare gli sprechi, ovvero potremo scegliere l'apparato con la patch cord, quindi con l'attacco, l'alimentazione per quel paese, quindi diciamo compliant per quel paese. In questo caso ovviamente abbiamo 4 tipologie di SKU, ovvero l'attacco per le prese americane, US, per le prese UK, quindi inglesi, per le prese europee e per le prese australiane. Ecco, in questo caso ovviamente se dovete comprare il firewall, ma lo dovete installare in un paese extraeuropeo, ovviamente dovete scegliere il codice. E questo è perché ovviamente Watchguard è sempre più un'azienda green e quindi cerca di limitare gli sprechi e comunque spazzatura tecnologica. Ecco, anche in questo caso ho riportato un piccolo specchietto in basso a destra, il numero massimo di sessioni RDP supportate per modello. Come vedete, le sessioni non vanno di pari passo con le sessioni delle VPN SSL. In questo caso, per esempio, col T40 riusciamo a gestire un massimo di 10 sessioni RDP.
con il T80 un massimo di 15 sessioni, con l'M270 arriviamo a 20, e poi ovviamente il valore aumenterà con, diciamo, con le piattaforme successive, quindi diciamo, più performanti. Ecco, quindi molto utile, ad esempio, io lo vedo molto utile per l'amministrazione del sistema o dei sistemi da parte dell'IT manager stesso, comunque del gruppo sistemistico. Quindi quando è in mobilità apre un browser e ovviamente da lì può gestire varie risorse, vari servizi. Poi vi farò vedere appunto nella pratica come funziona. E poi la grande novità, sarà disponibile l'Access Portal con licenze Support, Basic e Total Security nei nuovi tabletop. Quindi potremo avere un tabletop magari con licenza Basic, quindi servizi basilari, necessari, oserei dire, e in più potremmo comprare ovviamente questo servizio a parte, quindi poterlo erogare al netto della licenza con cui abbiamo acquistato il firewall, con cui abbiamo attivato. Vediamo quali sono le funzionalità dell'Access Portal. Ecco, in questo caso ci addentriamo nella parte appunto di funzionalità, di configurazione. Ecco, tutti quanti conosciamo l'Access Portal versione 1. Io qui ho chiamato appunto la slide Access Portal 1, proprio perché diciamo questo servizio conosce due fasi. Conosce la prima fase, che è la fase del lancio di circa un paio d'anni fa. E poi ovviamente nel corso dello scorso anno, quindi dalla fine dello scorso anno, è stato poi reingegnerizzato, quindi risviluppato e ha inglobato delle nuove funzionalità che poi andremo a vedere. Ecco, nella prima versione, come lo conoscevamo, nell'Access Portal potevamo eseguire RDP verso host interni, quindi accesso in desktop remoto, potevamo ovviamente pubblicare tramite la pagina web SSH, quindi righe di comando, la possibilità di gestione da riga di comando, magari di switch, del firewall stesso, di router o comunque di sistemi Linux. E poi ovviamente la possibilità di eseguire un redirect verso le web app esterne, quindi web app che erano esterne alla nostra infrastruttura. Io appunto web app definisco esterne le web app in cloud, ad esempio mi viene in mente Dropbox piuttosto che Concur, piuttosto che Salesforce, piuttosto che o lo stesso Office 365. Ecco, in questo caso potevamo lì nei bookmark, come vedete nelle immagini, quindi nella nostra bella paginina customizzabile, potevamo inserire le varie icone con il redirect alle nostre risorse esterne. Ecco, funzionava in questo modo: io sostanzialmente accedevo a una pagina web, potevo validare le mie username e password grazie anche a un'autenticazione multifattore. Qui ho inserito ovviamente Outpoint, che appunto vi ripeto si sposa alla perfezione con Outpoint, l'Access Portal, c'è cioè una massima integrazione. Una volta che ho validato le mie credenziali, accedevo ovviamente a desktop remoto, SSH o anche, come vi dicevo prima, risorse in cloud, quindi Office 365, Dropbox, SharePoint, OneDrive o Concur, ma ovviamente non c'è limite. In questo caso ho riportato le principali, le più famose. Ecco, dicevamo appunto supporto dell'HTML5, quindi è un accesso clientless, quindi non devo installare Agent, non devo installare Java, non devo installare plugin, ActiveX, non devo installare nulla, vado direttamente sul browser e sono pronto per lavorare. Appunto, abbiamo visto che supporta il single sign-on, quindi una volta che io inserisco le mie credenziali, grazie al SAML 2.0 potevo essere già autenticato alle mie risorse Office 365, ad esempio, quindi non dovevo reinserire nuovamente le credenziali. E poi ovviamente supportava i vari authentication server, quali Radius, Active Directory, Firefox DB. Ecco, le piattaforme le ho riportate così, giusto per avere chiaro il dato. Quindi dall'M270, passando per tutti gli altri modelli, diciamo di mezzo, fino all'M670, M4006, 5006, sono supportati anche il Firefox Cloud e il Firefox V. Ecco, in questo caso, quindi, possiamo attivare il servizio anche sui Firefox virtuali, sui Firefox in cloud. Che cos'è il SAML 2.0? Appunto, l'abbiamo nominato. SAML è l'acronimo di Security Assertion Markup Language. Ecco, è un processo in più fasi per fornire conferma dell'identità, appunto l'assertion, per il single sign-on, per le applicazioni basate sul web.
Ecco come funziona in sostanza il SAML. Quindi si integra ovviamente con l'Access Portal e con appunto l'accesso a risorse web. Dobbiamo avere in sostanza un utente, un service provider e un identity provider. Ecco, cercherò di descrivervi il funzionamento. Quindi noi abbiamo un utente, abbiamo uno user che proverà ad accedere a una risorsa. Ecco, in questo caso, che cosa fa? Fa una richiesta verso un service provider. Il service provider, diciamo, esegue un redirect per il single sign-on service verso un identity provider. In questo caso l'identity provider può essere appunto la validazione dell'accesso, quindi delle utenze dell'utente attraverso multi-factor authentication, quindi attraverso Outpoint, o attraverso altri servizi esterni. Ecco, come vedete qui attraverso una telefonata, un SMS, una mail, quindi ovviamente. Ci sono altri servizi che hanno anche altri fattori, che sfruttano altri fattori di multi-factor authentication. Una volta che viene validata l'identità dello user, in questo caso viene inviata l'informazione al service provider che autenticherà l'utente e ovviamente eseguirà il single sign-on. Quindi in questo caso l'utente non dovrà inserire le sue credenziali all'interno magari del suo profilo di Office 365. Qui ho ovviamente schematizzato ulteriormente inserendo il Firebox, quindi noi ci colleghiamo all'Access Portal, che è un servizio legato al Firebox, quindi l'utente ovviamente poi inizierà la sua procedura di autenticazione sfruttando il service provider a sinistra, quindi servizi terze parti, e sfruttando l'identity provider sulla destra. In questo caso, appunto, abbiamo nominato Outpoint, ma abbiamo anche altri signori che possono venirci in aiuto. Ecco, e poi arriviamo all'Access Portal oggi, today, quindi diciamo qui l'ho definito Access Portal 2, ecco, e in questo caso cosa possiamo fare ad oggi? Ad oggi possiamo pubblicare le nostre web app interne, quindi tutti quei servizi web che ho all'interno, quindi che ho on premise, che non voglio pubblicare all'esterno, quindi in questo caso sono risorse interne che devono essere accedute solo dai miei dipendenti, quindi non voglio pubblicare queste risorse. Su internet e quindi ovviamente parliamo di tutti i servizi esposti su porte 80 e 443, quindi HTTP e HTTPS. E poi l'altra sostanziale novità è che l'Access Portal supporta l'Exchange Web Services interno, quindi tutti gli Exchange che sono installati on premise all'interno della mia infrastruttura. Questo mi permette di proteggerli e non pubblicarli direttamente su internet. Quindi posso sfruttare l'OWA, quindi l'Outlook Web Access da browser, posso ovviamente sfruttare l'Exchange Active Sync per l'uso delle mail con le app da mobile e Windows 10, quindi in questo caso quando abbiamo il nostro client sullo smartphone o direttamente il nostro Outlook, perché in questo caso supporta anche l'Exchange MAPI per Office Outlook, quindi in questo caso posso integrare anche la componente Outlook. Ecco, qui ho riportato un po' uno schema di come implementare appunto diciamo, un access portal all'interno di un'infrastruttura dove ho un exchange interno. Ecco, come vedete, io vado a pubblicare l'exchange sull'access portal, quindi devo comunque inserire delle credenziali. E quindi che cosa succede? Succede che quando io utilizzerò l'Exchange Active Sync, quindi all'interno l'app all'interno del mio smartphone, piuttosto che l'Outlook 2016, io dovrò validare la mia utenza solo la prima volta che io creo la configurazione. Poi, ovviamente, il firewall, in questo caso l'Access Portal, farà da pass-through, quindi diciamo farà passare il traffico senza necessità di dover reinserire nuovamente le credenziali. Invece diversamente per l'Outlook Web Access, quindi in questo caso quando utilizzo OWA da browser, dovrò accedere all'Access Portal. Una volta che ho inserito le mie credenziali, cliccherò sull'iconcina OWA e accederò tranquillamente dal browser al mio OWA, quindi alla mia posta. In questo caso vado a proteggere, come dicevamo, l'Exchange Server, non pubblicandolo direttamente verso internet. Poi vedremo anche gli step di configurazione. Alcune note tecniche, ecco, qui ho voluto riportare alcune note tecniche diciamo, per chiarezza di informazioni. Allora, innanzitutto, se state utilizzando il servizio, il primo consiglio è quello di aggiornare il firmware alla 12.5.3 Update 1. Per quale motivo? Perché ovviamente
diciamo, in questa release sono state rilasciate dei miglioramenti. Ecco, quindi in questo caso vi consiglio di aggiornare perché troverete beneficio soprattutto a livello di CPU e di RAM utilizzata dal servizio. Quindi, diciamo, gli ingegneri hanno cercato di migliorare e quindi snellire questo servizio e diciamo, performarlo. Ecco. Poi ovviamente c'è una session, c'è un session timeout che è quello di 60 minuti, quindi se vedete che dopo un'ora vi cade la sessione è perché di default l'Access Portal ha un timeout di 60 minuti. Ricordatevi sempre che l'Access Portal utilizza la stessa porta del servizio SSL VPN, quindi se modificate la porta l'andate a modificare anche alle vostre SSL VPN. Vi vedremo poi dopo perché. E poi in sostanza funziona utilizzando solo lo stesso dominio, quindi dobbiamo avere un dominio con cui lavorare per pubblicare sull'Access Portal le nostre web app. Vedremo anche la parte di configurazione. Che cosa non è supportato attualmente? Ancora non è supportato il dual screen, quindi se ho doppio screen non riesco ovviamente a vederlo sulla mia pagina web e soprattutto non è supportato il remote printing, quindi la stampa da remoto. Ecco, anche qui ricordatevi appunto questi due punti. Ci stiamo lavorando, speriamo che vengano supportati a breve. Arriviamo al demo time, quindi vediamo come funziona e come si configura. Allora, vediamo prima come funziona. In questo caso io ho mappato sul DNS il mio Access Portal di un Firefox virtuale, come vedete, portal, il mio dominio è vglab.it. Ecco, qui abbiamo visto nel corso del tempo che possiamo customizzare sia lo sfondo, possiamo customizzare il logo, i colori, possiamo caricare persino dei file CSS se li abbiamo disponibili e in alternativa possiamo scaricare quello dell'Access Portal e andarlo a modificare per renderlo ovviamente compliant alla nostra azienda, quindi diciamo al layout che ha la nostra azienda. Ecco, in questo caso io inserisco il mio utente locale, che è l'utente di Firebox DB, e accedo alle risorse che mi sono state assegnate. Perché? Perché ovviamente io posso creare una serie di risorse e assegnarle all'utente solo una parte, o una, o due, o tutte quante. Vedremo poi come. Ecco, in questo caso, come vedete, ho varie risorse. Posso accedere al mio Windows Server 2016, quindi in questo caso accederò via browser, ecco, direttamente al mio server. A questo punto qui vado ad inserire la password. Ok, deve essere cambiata la password. Vabbè, comunque diciamo, non avevo sbagliato, quindi la password è andata in expired, quindi devo modificare la password. E quindi, modificando la password, in questo caso posso accedere poi al mio server. Posso ovviamente in questo caso accedere alla command line. Io ho pubblicato la command line del firewall, in questo caso, come vedete, posso inserire, anzi, inseriamo status. Eccolo qua. E accederò al mio firewall. Eccolo qua. Sono direttamente in riga di comando via browser sul mio Firefox. E poi ovviamente posso anche accedere a un dimension, in questo caso un dimension che posso avere pubblicato o posso avere on premises, o posso accedere al mio web portal, un portale interno, magari un portale, una intranet o qualcosa di questo tipo. Quindi cliccando direttamente sul mio portale interno, come vedete, vengo reindirizzato sul portale. Ovviamente questa è una pagina, sempre una semplice pagina che ho pubblicato su un server interno. Potrei accedere a un altro sito web, un sito web che utilizzo magari una rubrica piuttosto che un gestionale interno. Anche in questo caso, come vedete, posso andare a caricare il mio portale interno. O in alternativa, collegarmi magari al WatchGuard App, quindi un servizio che si trova fuori dalla mia infrastruttura. Quindi cliccando, ovviamente, possiamo accedere all'help online di WatchGuard, come vedete. Quindi, in sostanza, io una volta che ho creato il layout della pagina, all'interno vado a creare le mie risorse, che possono essere RDP, possono essere appunto SSH, possono essere risorse web interne o esterne. Come vado a configurare il tutto? Molto semplice. Andiamo nella Web UI.
Eccoci qui. Ok, andiamo sotto Subscription Services, Access Portal, e qui posso iniziare a creare le mie risorse. Risorse che possono essere, come vi dicevo, innanzitutto posso creare un application group. Che cos'è un application group? Un application group sostanzialmente è un tab, come vedete qui ho creato WGLabIt Environment, quindi l'ambiente WatchGuard Lab Italia, ma potrei creare più label, quindi diciamo più etichette e quindi cliccare e avere più, ad esempio, suddivise le sessioni desktop remoto con le sessioni da riga di comando, con le sessioni diciamo, con, scusate, l'accesso ai web interni. L'accesso a web esterni. Ecco, in questo caso vado a creare l'application group. Una volta che ho creato l'application group, mi vado a creare le mie web application. Quindi possono essere web application accesso a siti, host remote access, quindi RDP, o host secure, shell access, scusate, shell access SSH. Ecco, una volta che ho creato il tutto, poi posso ovviamente move up e move down, muoverli attraverso i vari application group, oppure diciamo, spostare a destra o a sinistra una risorsa. Una volta che, diciamo, che ho creato le mie risorse, devo andare a creare i miei utenti. Quindi in questo caso io ho, come vedete, solo l'utente WGLabIt che fa parte del Firefox DB, quindi è gestito dal Firefox DB, però come vedete in questo Firefox io ho configurato anche un radius, quindi potrei utilizzare anche l'utente radius. In questo caso, selezionando l'utente radius e muovendolo in alto, definirò come di default il server di autenticazione radius. Quindi andiamo a creare un nuovo utente. Una volta che noi creiamo un nuovo utente, quindi magari lo chiamiamo user test 0, utente 0, ecco, a questo punto gli dico questo utente user test 0 a quali risorse può accedere. Come vedete, lo voglio far accedere solo ai portali interni. Eccoli qua. A questo punto ho creato l'utente locale e gli ho dato accesso solo ai portali interni web. Ok, e poi arriviamo alla parte di reverse proxy. Ah, dimenticavo, sotto ritrovate l'access portal port. Se modificate la porta, ovviamente di default è quella 443, andate a modificare anche la porta delle mobile SSL VPN. Come vedete qui ve lo dice, ve lo specifica. E poi arriviamo alla parte di reverse proxy. Come faccio a creare un reverse proxy? Innanzitutto torno sull'applicazione. Vado su Add e posso aggiungere Web Application. Eccolo qua. A questo punto la Web Application gli do il nome Web 01. Ok, Web 01. Posso caricare un'immagine come ho fatto io. Avete visto, ho caricato le icone colorate, quindi potete caricare tranquillamente le icone colorate. E qui all'interno inserire l'indirizzo della risorsa, che può essere appunto una risorsa esterna. Quindi una risorsa ovviamente che accede a una URL esterna o una risorsa interna. Nel caso fosse, diciamo, nel caso è una risorsa interna, ovviamente qui mi dà la possibilità di creare immediatamente la reverse proxy action. Come vado a configurare la reverse proxy action? Molto semplice, io qui vi faccio vedere quelle che già ho configurato. Ecco, come vedete ho il portale, il mio portale 01 e il mio sito 01. Allora andiamo ad esplodere il portale 01. Ho bisogno innanzitutto di lavorare sullo stesso dominio. Dicevamo, abbiamo visto prima, il dominio è wglab.it per me e quindi devo creare due external URL, scusate, devo creare due URL, una external URL e una internal URL. Queste URL devono far parte dello stesso dominio, quindi ricordatevi che il dominio deve essere uguale. Potrebbe non funzionare con il Dynamic DNS, quindi in questo caso utilizzate sempre un dominio vero e proprio. L'altra informazione che vi posso dare è che potete utilizzare una external URL per quanto riguarda la parte appunto external, quindi una URL. Per quanto riguarda l'internal URL, potete inserire anche l'indirizzo IP del server stesso. Ecco, in questo caso io che cosa ho fatto? Ho mappato sul DNS la external.wglab.it e sul DNS ho mappato anche la internal.wglab.it.
Allora, come le ho mappate? Ecco, in questo caso vi faccio vedere l'NS Lookup, quindi la external.vglab.it l'ho mappata con l'indirizzo dell'Access Portal, però mi serve solo per la configurazione. In realtà, se io punto external.vglab.it, la risorsa non sarà accessibile perché devo autenticarmi all'interno del portale stesso. Mentre la internal, quindi internal.vglab.it, l'ho mappata sul DNS con l'indirizzo interno. Quindi io qui all'interno, su internal URL, avrei potuto mettere anche 172.16.120. Che cosa ho fatto poi a livello di configurazione? A livello di configurazione ho ovviamente impostato anche la URPAT interna. Quindi quando io punto su internal.vglab.it devo essere rindirizzato su QGSite. Perché? Perché ho un sito Windows, quindi un IIS server di Windows, dove all'interno della root dove metto i miei siti ho varie cartelle. In questo caso ho QGSite, all'interno della cartella QGSite ho la mia index.htm, o comunque posso avere qualsiasi tipo di, diciamo, PHP, ASP, quello che vogliamo noi. Quindi mi va direttamente lì dentro. Per quale motivo? Perché, come vedete, su quel server io ho anche il web server website 01, scusate, su quel web server io ho anche il sito website 01. In quel caso invece lo butto, quindi lo rigiro, lo forwardo sulla cartella portal. Ecco, volevo farvi vedere l'accesso. Giustamente la domanda nasce spontanea: perché devi mapparlo su questo indirizzo? Su questa URL, se io punto direttamente da internet, adesso sono collegato in internet, sulla external vglab.it, eccolo qua. Infatti, puntando su external.vglab.it, come vedete, non ho accesso al portale. Lo stesso discorso vale per il sito, in questo caso website 01 edit. Se io prendo extsite.vglab.it, ok. Come vedete, forbidden. Perché? Perché devo passare dal portale. Quindi è necessario comunque mappare la URL esterna. All'interno, come abbiamo visto, possiamo inserire tranquillamente anche l'indirizzo IP del server, specificando poi ovviamente le parti interne. Ecco, e poi abbiamo, in questo caso, diciamo, specularmente, possiamo andare a configurare il tutto anche via USM. Come vedete qui ho la stessa configurazione, ho il mio VGLab Bit Environment, dove sotto ho tutte le mie impostazioni. In User Connection Settings ritrovo, diciamo, la possibilità di aggiungere utenti piuttosto che Authentication Server, piuttosto che la gestione della porta. Reverse Proxy, ovviamente qui ho i miei due Reverse Proxy che ho configurato, quindi il Web Portal 01 e il Website 01. Ecco, posso aggiungere la reverse proxy per ovviamente Exchange. Lo abbiamo nominato e quindi ve lo faccio vedere. Qui la procedura è un wizard, quindi è una procedura guidata. Nel menu a tendina, ovviamente, posso definire solo Microsoft Exchange. Quindi vado su Next e qui mi chiede qual è la internal URL. La internal URL io posso mettere una URL interna, piuttosto che posso mettere un indirizzo di un server interno, magari un 192.168, tanto questo, diciamo, è un laboratorio, 100. Questo è l'indirizzo del mio server Exchange. Il dominio qual è? Il dominio abbiamo detto che è vglab.it per quanto mi riguarda. E quindi poi vado avanti. Ovviamente vado a gestire i certificati self-signed, posso gestirli tranquillamente. Quindi vado avanti. E qui ovviamente metterò la mia external URL, che potrebbe essere posta.vglab.it. Automaticamente lui crea l'autodiscover URL e quindi vado avanti. Posso gestire ovviamente altre impostazioni, quindi diciamo gli accessi per quanto riguarda le credenziali, quindi accessi web e quant'altro. A questo punto lui crea già delle regole predefinite per quanto riguarda OWA. E per quanto riguarda appunto l'ActiveSync e l'accesso all'Exchange stesso, come vedete, lui creerà ovviamente l'accesso OWA e per quanto riguarda la componente SP predisporrà l'accesso attraverso l'Access Portal.
Per quanto riguarda invece l'Active Sync, il MAPI, quindi parliamo di Outlook installato sul PC e diciamo, queste altre componenti, utilizzerà l'HTTP Basic, quindi l'autenticazione è demandata al server Exchange, quindi il firewall fa una sorta di pass-through, ecco, in questo caso. Una volta che ho completato, come vedete, troverò già le policy configurate, quindi in pochi step avete la possibilità di configurare l'Exchange. Abbiamo parlato di SAML, quindi potete integrare ovviamente il SAML qui attraverso le impostazioni che trovate e poi abbiamo la parte di customization, quindi customization, come vi dicevo, potete modificare, quindi caricare l'immagine di background piuttosto che il custom header logo, il custom login logo, il titolo e ovviamente caricare anche un CSS file. Qui, come vi dicevo, potete scaricare un file di esempio CSS e andarvelo a modificare. Ecco, per quanto riguarda appunto la parte web, ovviamente è la stessa identica cosa. Molto utile quindi in questo caso quando abbiamo delle risorse che non vogliamo, delle risorse web che non vogliamo pubblicare, ma che comunque vogliamo, al quale vogliamo accedere da remoto. Quindi, come vi dicevo, GitLab. Accediamo direttamente alle nostre risorse. Eccolo qua. Come vedete, il web portal che prima mi dava errore 403, adesso che sono connesso, come vedete, accedo. Quindi, ovviamente, posso andarmi a guardare la mia intranet, pur stando collegato da casa o comunque in mobilità. Bene, io vi ringrazio per essere rimasti collegati. Rimango ancora online qualche minuto per rispondere a delle domande che sono arrivate. Ricordo che trovate la registrazione a partire da questa sera sul nostro canale YouTube WatchGuard Italia. Grazie e vista allora, buon pranzo, al prossimo webinar.